Ciao amici, come state? Tutto bene? Facciamo il nostro solito post per capire un po' che cosa possiamo andare a parlare domani. Eh sì, finalmente ritorniamo insieme nella nostra diretta del martedì mattina perché effettivamente dobbiamo dire la verità, insomma, la fiera nazionale della meccanizzazione agricola è finita, è terminata, 4 giorni sono stati lunghi, impegnativi, ma insomma mi sono divertita, poi ho avuto modo anche di conoscere un po' quelle che sono state le novità nel settore agricolo, ma torniamo insieme. E come torniamo insieme? Beh, riprendendo un po' l'ultimo appuntamento del vinile che ci siamo lasciati alle spalle. Proprio in fiera stavamo parlando di copertine di vinili che in qualche modo nascondono dietro tante storie, anche perché l'abbiamo detto, le copertine molte volte raccontano delle storie e ancora di più. E quindi cosa è successo? È successo che abbiamo parlato di questa copertina, ovvero questa di Michael Jackson. Una copertina particolare, devo dire la verità, dove escono fuori solamente gli occhi di Michael Jackson dietro a una maschera e questa maschera, insomma, ci vuole anche un po' indicare che ognuno di noi in qualche modo si nasconde dietro a una propria maschera, ma che ci permette anche di essere meno visibili e magari esporre meno di noi, di quello che insomma noi vogliamo raccontare. E allora mi piacerebbe capire, secondo voi, insomma, in questa copertina che cosa voi ci vedete all'interno, perché è ricca, ricca, ricca di significati. Ma come sapete, come abbiamo detto molto spesso, ogni occhio è diverso e ogni occhio vede qualcosa di diverso, in questo caso all'interno anche di questa copertina. Per cui, se vi va, domani, ecco così, perfetto, domani mattina alle 9:15 saremo insieme per raccontarci un altro appuntamento proprio con quella che è la copertina di Michael Jackson. Vi aspetto, ma nel frattempo voi, come sempre, potete già lasciarmi i vostri messaggi dove sotto andate a scrivermi che cosa, secondo voi, si intravede in questa copertina. Vi dico solo che mi hanno detto che in qualche modo c'entra anche Albano. Boh, chissà che cosa Albano, insomma, entrerà in questa copertina, non solo per il plagio, insomma, di cui erano stati protagonisti, ma proprio a livello visivo. Per cui vi do appuntamento, come sempre, a domani mattina 9:15, mi raccomando, puntuali e in tanti, perché abbiamo tante cose da raccontarci. Un bacio grande, ciao! A domani! Ciao! Vi ricordate, mi raccomando, che cosa vedete all'interno di questa copertina? Gli occhi raccontano tutto. Ciao! Baci!